so, purtroppo l'amarezza c'è per chi ci sa, però fondamentalmente l'abbiamo onorato sto scudetto. Gliel'abbiamo regalato noi. Gliel'avremmo regalato noi, non potranno mai dire che sono stati superiori. No, e poi soprattutto l'hanno vinto per un punto. La Juve ha vinto per un punto soprattutto per noi, la Juve, giusto? E Simoni si è incazzato. Quel passato allenatore è soltanto un gran bufone e Moratti è un gran bastardo, ma lo stadio se ne è andato, a Milano se ne è tornato. Tipo di impresa, perché l'Italia si tratta a con più gestori, adesso che hanno scritto uno solo, è giusto che sia così, però se ce ne fossero alcuni credo che per lui il prossimo anno partirebbe con un altro scudetto attaccato sul petto, che è uno scudetto non da vomito, tanto per essere in... è già quasi deserto. L'Inter in questo assurdo pomeriggio dell'Olimpico conosce forse la sua delusione sportiva più atroce e beffarda. Lo scudetto che sembrava ormai nelle tasche dei nerazzurri si allontana per mano di una Lazio implacabile che mette definitivamente in bavaglio anche alle principali della vicina che la voleva in disarmo. L'Inter parte con la voglia di spaccare il mondo, segna subito Milan, ma non basta perché la Lazio inizialmente tramonta tanti dalla tensione costile del suo pubblico, ribatte colpo su colpo e nella ripresa piazza da lungo decisivo contro la squadra ormai sulle ginocchia. E allora sapevo questo bambino qua. Comunque c'è una bella voce, ho cantato tutta la partita, ancora ce l'ho la voce, Mortaccio, c'ho tutto un sille così, oh. Porca troia. È stata una bella, poi oggi è stato un bel tifo, io le trasferte le ho fatte, io fino a Firenze ho fatte tutte, oggi è stato un bel tifo abbiamo fatto, belle canzoni. Non ci sei la città di mare. Con Karma ritorniamo alla prima tifoseria d'Europa. Sì, del mondo, perché fregavamo pure i brasiliani. O stile Lazio non vuole più nessuno. No, quella è la vergogna nazionale. L'inseguimento Perugino contro Juventino. Vai Perugia, ti piace? Sì, ieri ho cantato Juventino, non ti incazzare, l'importante è partecipare. Invece hanno smentito, ma che piccetto sono io andare a casa.
Oh, non ti sento, coniglio! Bastardo giallo rosso! Interisti a Milano, immaginatevi l'amarezza e la rabbia di quelli che avevano fatto anche 600 km per vedersi l'Inter all'Olimpico sperando di festeggiare lo scudetto. Vediamo solo in questo servizio. Secondo me si sono già giocati il campionato e la Juve ha pagato per questi animali qua. Non hanno giocato per niente. Erano impauriti e poi... La Juve! La 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 la.